Probabilmente da quando ho preso il Mac, quindi ormai nel lontano 2019, che ho in mente di fare questo video. Benvenuti quindi in questo video, in questa serie di video in cui mi accompagnerete nella realizzazione della mia prima, ufficialmente, postazione. È una serie che almeno in teoria non ha una fine, nel senso che ogni volta che ci sarà un cambiamento sostanziale potrà esserci, ecco, un video aggiornamento. Per il momento dovrebbero uscire tre episodi, questo in cui vi spiego, vi racconto un po' com'è nato il tutto. Il secondo sarà incentrato più che altro sulla sistemazione dei cavi periferiche, perché voi non lo vedete, ma qui sotto c'è l'inferno, mentre nel terzo ci saranno già alcuni upgrade, alcuni cambiamenti che ho già intenzione di fare. Chiusa questa parentesi, mettetevi comodi perché ce ne saranno delle belle, quindi iniziamo. Questa postazione in realtà sarà che è stata la mia prima, non lo so, ma è stato un parto sotto molti punti di vista. Come ogni postazione che si rispetti, c'è bisogno quantomeno di una scrivania e di una sedia, e da questo punto di vista IKEA è la nostra migliore amica. Non puoi così tanto, nostra amica, visto che probabilmente sono l'unico idiota ad andare ad IKEA e non trovare letteralmente nulla. Volevo prendere una di quelle scrivanie ad altezza regolabile, dovevo anche prendere una sedia, cosa che alla fine non ho più fatto. Sono tornato a casa con un dannato cuscino lombare. Abbiamo provato a prendere la scrivania, volevamo prendere quella regolabile in altezza, non c'era la misura. Volevamo prendere la sedia, mi sono provato tutto il reparto ufficio dell'IKEA. E tutte le sedie che abbiamo provato non erano disponibili, quindi adesso dovremo ripassare per prendere la sedia perché effettivamente non c'è niente. Alla fine, come scrivania, ho puntato sulla Malm, che è quella che più o meno vedete alle mie spalle, completa anche di cassettiera utile per oggetti, attrezzatura e roba varia. Settimana dopo siamo tornati ad IKEA proprio per la sedia, che tra parentesi si chiama Marcus. E dopo tutta questa trafila direi di passare alla sostanza, alle componenti che formano la postazione, componenti che anche loro sono state un po' un parto per scelta, perché c'erano da considerare tanti fattori, componenti che tra l'altro sono le stesse che bene o male avete visto nei video da ottobre ad oggi, in quella che doveva essere una postazione provvisoria, temporanea, in attesa di fine lavori qui a casa e altre cose. Oramai è da circa un anno che lo sto utilizzando, quindi era arrivato il momento di portare tutto da quella postazione a questa. Dicevo, non so se avete ben capito co quante cose ci sono, tra cui qui ci sono altre scatole in giro. Adesso ci mettiamo piano piano e smontiamo tutto. E finalmente la postazione inizia a prendere forma, prime impressioni devo dire molto molto buone. Ed eccola finalmente qui la postazione funzionante nel suo stadio primordiale, perché mancano in realtà un bel po' di cose sia qui su ma anche qui giù, dove ovviamente andrà fatto un bel cablaggio perché questa cosa non si può vedere. Il cuore pulsante della postazione è ancora il mio fido e bellissimo MacBook Pro da 15 pollici 2019, per farla breve, l'ultimo MacBook da 15 pollici prima che Apple si rendesse conto che magari inserire un i9 8 core in 1,5 cm di spazio non è che fosse la scelta più intelligente da fare. Scherzi a parte, lo sto utilizzando da 3 anni e non mi ha mai dato problemi, lo utilizzo quotidianamente per farci di tutto. Però quella battuta in realtà tanto battuta non lo è, poiché soprattutto da quando lo sto utilizzando con il monitor esterno, ho notato che qualche problema in più relativamente alle temperature lo sto avendo, però è un discorso che voglio portare in un altro video perché ci sono un po' di cose da dire. Cercherò infatti di non soffermarmi troppo sui tecnicismi, sui dettagli di ogni periferica, perché ci sono tante cose da dire, non vorrei, ecco, buttare giù un'ora di video. E come vedete al Mac è collegato solamente un cavo Thunderbolt 3, che poi, ecco, si collega
alla docking station, che di fatto è quella che controlla, che gestisce tutte quante le periferiche collegate. E con lei in realtà c'è un rapporto di amore e odio. Amore perché è comodissima, ha porte USB, ha porte video, ha porte audio, ha porte Ethernet, ha l'ingresso per la scheda SD, ha anche power delivery fino a 87 watt, quindi di fatto il power brick originale del Mac lo tengo sempre in zaino perché è la dock che carica direttamente il Mac. Devo uscire, stacco un cavo, prendo il Mac, lo metto nello zaino e sono prontissimo. Torno a casa, prendo il Mac dallo zaino, riattacco quell'unico cavo e l'intera postazione prende vita. Per quello dicevo che è molto molto comoda. Odio perché? Perché comunque è un prodotto che costicchia e in realtà se non mi fossero arrivati quei 70 euro di dogana, magari ad oggi l'apprezzerei ancora di più. Però anche di lei voglio parlarne in un video a parte per capire se effettivamente è un qualcosa di utile, se conviene puntare su un prodotto del genere piuttosto che un normale hub USB-C, puramente USB-C, che costa nettamente di meno. Ciò che subito salta all'occhio è questo bestione alle mie spalle, questo AOC da 27 pollici, AOC U2790 PQU. È un 27 pollici 4K 60 Hz basici con però 10 bit di profondità colore. È uno spettacolo per gli occhi. Le sfumature sono molto omogenee e molto nitido, lo sto utilizzando da un anno per farci qualunque cosa e non posso assolutamente lamentarmi. Oltre a questo lo posso regolare in altezza, posso regolarne l'inclinazione, posso metterlo in verticale, posso girare la base, ha anche un hub USB, ha tutto, è fantastico, punto. L'alternativa a lui era il 27 pollici 4K di LG, mi sembra che si chiamasse 27UL500, che tra l'altro ho anche avuto la fortuna di provare perché l'ha acquistato un mio amico, ma alla fine ecco, sono contento di aver trovato e di aver scelto poi lui. Che tra l'altro ho aspettato proprio questo video, quindi un anno dopo averlo acquistato, solo per poter fare questo. Prima di andare mi stavo dimenticando di dispellicolare il monitor, a momenti è un anno che aspetto di fare sta cosa. E voilà! Probabilmente le casse sono state la periferica che mi ha dato meno problemi in assoluto nella scelta, più che altro perché è stata abbastanza forzata, non volevo un qualcosa che fosse esageratamente ingombrante in termini di dimensioni, non mi serviva neanche la qualità mainstream, da questo punto di vista ho preferito investire un po' di più nel monitor, volevo solo che suonassero bene per ciò che devo fare io e che sapessero essere ignoranti nel momento del bisogno, e loro ci riescono, fidatevi. C'erano alcune alternative a loro, in particolar modo le Mackie o anche le Audio Engine A2 Plus, che forse sarebbero state più azzeccate. Sono un po' più piccole ma comunque pompano, ma devo dire che con loro non posso assolutamente lamentarmi. 120 watt tutti approvati. Magari ecco un upgrade che si potrebbe fare per avere quel pizzico di qualità in più e collegarle con i cavi bilanciati, perché in questo momento sono collegate tramite normale jack al monitor, che tra l'altro ha anche un'uscita a cuffie. E ogni tanto qualche interferenza la beccano, però questo significherebbe acquistare anche una scheda audio, quindi magari di questo se ne riparlo un po' più in là, per il momento vanno benissimo, ripeto. Come mouse rimane il mio solito Logitech MX Anywhere 2S, preso con l'aspettativa di essere il mio compagno di viaggi, poi ecco sappiamo come sono andati questi ultimi anni. Anche lui 3 anni pulitissimi, mi ci sto trovando molto molto bene, oltre al fatto che lì si possono assegnare tutte le gesture di macOS, quindi da questo punto di vista è molto molto funzionale. In realtà anche per lui c'è il pallino dell'MX Master, che vorrei provare per il discorso della forma più ergonomica, per tutte le funzioni in più che mette a disposizione e anche perché a livello estetico lui è l'unica cosa che stona cromaticamente con tutta la postazione. A parte questo però nulla da dire. Tastiera. La tastiera assieme al monitor è stata la periferica che mi ha fatto dannare più in assoluto, principalmente perché volevo che la tastiera avesse alcune caratteristiche. In particolar modo volevo che avesse il layout italiano, volevo che fosse compatibile nativamente con macOS, volevo che fosse retroilluminata,
possibilmente wireless, non un requisito fondamentale, e che fosse meccanica e ovviamente che non costasse un patrimonio, ecco. Una tastiera con tutte queste caratteristiche, almeno ecco, nel periodo in cui stavo cercando le varie componenti, non l'ho trovata, ma non credo neanche che esistesse, che esista tuttora. Tuttavia, iniziando a rimuovere una caratteristica piuttosto che un'altra, iniziano a comparire delle soluzioni interessanti. Rinunciando al layout italiano, compaiono le Keychron, che a me piacciono tantissimo, piuttosto che rinunciando al layout per macOS, cioè praticamente l'intero mondo delle tastiere meccaniche di Windows a disposizione. L'unica tastiera che mi aveva convinto era la Varmilo VA109M per Mac. Quando però stavo per acquistare il tutto, quel modello era praticamente non disponibile su ogni store. Quando poi è riapparsa su alcuni store, il requisito del prezzo non era pienamente soddisfatto e quindi alla fine ho deciso di puntare su questa Logitech MX Keys, che non è meccanica ma pace, forse anche meglio così visto che è comunque molto silenziosa. Anche con lei mi ci sto trovando molto molto bene, molto robusta, bella solida in metallo, tra l'altro con una batteria che dura un'infinità, ce l'ho da un anno e l'avrò ricaricata se no 2 o 3 volte, spegnendola la sera, disattivando la retroilluminazione quando non mi serviva, però sì, 2 o 3 volte in un anno più o meno. Ultima componente, di cui in realtà non vado molto fiero perché stona come non so cosa, è questa basetta di raffreddamento per il Mac, che in realtà risulta essere utile quando magari svolgo un lavoro particolarmente pesante, con il Mac. Vi ho accennato prima qualche problemino di temperatura, dovuto al display esterno, però ripeto, di questo ve ne parlerò in un altro video. Fa il suo, non è bellissima esteticamente, ma meglio di lei, in realtà non è che ci siano altre alternative. Quindi anche qui pace. Detto ciò, per il momento è tutto. Fatemi sapere che ne pensate della postazione, se vi piace, se non vi piace. Io sto aspettando qualcosina ancora che mi deve arrivare per poi procedere con la sistemazione dei cavi qui sotto. Seguitemi sui vari social, i link come sempre ve li lascio qui sotto in descrizione e noi ci vediamo presto, come sempre, in un nuovo video.